Ci ritroviamo oggi per intitolare per la terza volta questo giardino a Lorenzo Orsetti, che cos'è? Un compagno caduto mentre a fianco delle unità di protezione del popolo Yepeghe combatteva contro Daesh nella Siria del Nord. Siamo molto felici di avere con noi Alessandro, il padre di Orso, quindi non rubiamo altro tempo e lasciamo a lui la parola. Grazie. Sono veramente commosso per questa cosa stasera, per questa taglia, per la vostra presenza e tutto. Scalda molto il cuore anche mio, dei miei familiari, eccetera, che vi salutano. Questi gesti hanno un grosso significato anche per me sull'impatto sulla città. Io credo che le vie, i nomi dei luoghi pubblici, eccetera, mandano dei messaggi a chi attraversa queste strade e a chi attraversa queste vie. Perché lui veramente si sentiva veramente partigiano, e se aveva fatto questa scelta di andare là, non l'aveva fatta per una passione per la guerra e roba del genere, e l'aveva fatta proprio perché cercava una società più giusta, una realtà più giusta. Oggi ricorre l'anniversario del massacro di Kobane. Ha comportato centinaia di vittime che oggi io vorrei ricordare con voi in questa giornata, perché non penso che se Lorenzo fosse qui sarebbe qui con me a ricordarle, e che la sua vita sia la testimonianza del fatto che il ricordo non è una posa, diciamo, che possiamo assumere una volta l'anno. Penso che la storia della nostra resistenza ce lo insegna, no? Ecco, ricordare una persona come Lorenzo Orsetti, un partigiano come Teco Sherpi Ling, vuol dire assumersi una responsabilità nei suoi confronti, vuol dire cercare in ogni modo a nostra volta di continuare la sua lotta, perché quando una persona come Lorenzo non c'è più, manca la sua presenza fisica e rimane un enorme dolore non poterlo abbracciare, ma io non mi sentirei di dire che non è con noi, e non perché siamo davanti al suo nome o a una sua foto oggi, quanto perché tutto quello che ha fatto in vita germoglierà. Lorenzo Orsetti ha seminato durante il suo cammino, e tutto quello che ha seminato sta a noi coltivarlo, raccoglierlo e prenderci questa responsabilità nei confronti suoi e nei confronti quindi di chi non c'è più, ma soprattutto nei confronti di chi verrà.